Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il leggio ce l'abbiamo e quindi come tutti gli anni siamo a... Oggi è il 13 di novembre, torna la scarpa d'oro ragazzi. In che cosa consiste questa serie? Prima di cominciare non skippate che vi spiego rapidamente in cosa consiste questa serie. Finalmente mi ha preso anche a fuoco la videocamera. Ecco in che cosa consiste questa serie. Semplicemente ragazzi vi andrò a dire ogni settimana la top 10 della scarpa d'oro. Quindi decima posizione, nona, ottava, settima, sesta. Per quanto riguarda appunto chi a fine anno vincerà la scarpa d'oro. Ovviamente vincerà la scarpa d'oro il giocatore che farà più gol in campionato, nel proprio campionato. Mi sembra una cosa abbastanza scontata. Qual è però la difficoltà? La difficoltà è relativa al fatto che in diversi campionati ci siano diversi moltiplicatori. Per dire, visto che la Francia, la Germania, la Spagna, l'Inghilterra e l'Italia sono campionati comunque oggettivamente più competitivi, allora lì hanno un moltiplicatore per 2. Alcuni campionati hanno un moltiplicatore per 1,5, alcuni campionati hanno un moltiplicatore per 1. Vuol dire che per eguagliare chi fa 18 gol, chi ha il moltiplicatore per 1 deve farne 36. Quindi se tipo Cavani col Paris Saint-Germain fa 18 gol va a 36 punti, uno che fa 35 gol in un campionato tipo quello lituano va a 35 punti. Ovviamente la cosa assurda ragazzi è che in questa classifica questa volta non troviamo né Messi, né CR7, né Kane, né Salah, né Aguero e né Griezmann, che erano un po' i caposaldi, come cazzarola si dice, della classifica dello scorso anno, che comunque erano sempre presenti. Ebbene, ogni settimana vi aggiornerò con chi ha fatto quanti gol e le posizioni della classifica. Detto questo ci siamo, partiamo subito. E alla decima posizione troviamo Kamil Wilczek, spero si dica così, 31 anni, polacco, centravanti del Brand, squadra danese, e appunto in questo momento sta facendo molto bene, tant'è che ha fatto fino a questo momento, fino a questa giornata, 14 reti. In Danimarca hanno il moltiplicatore per 1,25, per 1,5, scusate, tant'è che appunto grazie ai suoi 14 gol l'attaccante del Brand ha il moltiplicatore a 21. Posizione invece numero 9 per Tomislav Kiss. Scommetto che anche lui non l'avete mai sentito ragazzi. È un attaccante del Vilnius, ovviamente squadra lituana, lui è croato. In realtà a differenza di Wilczek lui è molto giovane, ha 25 anni e in Lituania hanno il moltiplicatore 1. Quindi per essere in una posizione significa che sta segnando veramente veramente tanto. Ebbene Kiss fino a questo momento, non come Baci ma KIS, ha fatto 22 reti che moltiplicate ovviamente per uno fanno sempre 22. Ottava posizione invece per una nostra conoscenza, non del nostro campionato ma in generale mondiale, sto parlando di Jamie Vardy, che tra l'altro questa settimana ha fatto anche un gol nella vittoria casalinga del Leicester per 2-0 contro l'Arsenal. 32 anni per l'inglese Jamie Vardy, che gioca in Inghilterra con la maglia del Leicester. Fino a questo momento lui ha fatto 11 reti, ovviamente il campionato è iniziato da poco tempo, quindi ci sta che abbia fatto 11 reti, sta facendo anche molto molto bene. Pensate tra l'altro che nessuno ha fatto meglio di lui in Inghilterra. 11 reti moltiplicate per 2 sono 22 punti. Settimo posto per Timo Werner, centravanti dell'Lipsia, di cui si dice un gran bene, che continua a far bene. Molte squadre sono sull'attaccante tedesco ragazzi. 23 anni per lui, uno dei futuri crack del calcio mondiale. 11 reti come Jamie Vardy in campionato per 2, quindi moltiplicatore per 2 anche in Inghilterra. Si va a 22 punti, quindi complimenti anche a Timo Werner, che finora è il più giovane presente in questa classifica. Lo rimarrà ancora per un po', però non è assolutamente il più giovane. Sesto posto invece per Buya Turay. Non so quanti conoscano Buya Turay. È un attaccante del Djurgårdens, squadra svedese, appunto gioca nel campionato svedese dove il moltiplicatore è per 1,5. Questo centravanti di 24 anni è del della Sierra Leone, quindi non è famoso per niente fino a questo momento. Ha fatto 15 reti che moltiplicate per 1,5 ci portano a fare 22 e mezzo, come 22 e mezzo ha fatto anche Haaland, 19 anni, attaccante del Salisburgo, quindi squadra austriaca. E ragazzi, di Haaland si dice un gran bene, ma Haaland lo conoscete praticamente tutti. Ha dato fastidio anche al Napoli in Champions, ma veramente si parla di lui come il futuro attaccante di tutte le squadre del mondo. 19 anni, norvegese tra l'altro, gioca in Austria però al Salisburgo dove il moltiplicatore è 1,5, e anche lui ha fatto 15 reti, quindi tanto di cappello, 22 punti e mezzo per Haaland. Passiamo alla quarta posizione. Siamo a un tratto, proprio a poco così dal podio. La quarta posizione è occupata da Ilya Shkurin. Shkurin ragazzi ha 20 anni, è l'attaccante del Minsk, squadra bulgara, ed è anche lui bulgaro, quindi anche attaccante a 20 anni della nazionale bulgara. 17 reti fino a questo momento per un paese che ha il moltiplicatore 1,5, e quindi 22,5 punti per, scusate, 25,5 punti per lui, che lo distanziano di ben 3 punti. Ovviamente per i gol fatti
da Haaland e da Buia Turay. Terzo posto, saliamo sul podio e troviamo un nostro giocatore. Il nostro giocatore intendo della nazionale italiana, non è per niente mio perché è della Lazio, sto parlando di Ciro Immobile, il capitano della il capocannoniere della Serie A. Fino a questo momento Ciro Immobile, grazie anche al gol trovato in Lazio Lecce 4-2 su calcio di rigore, 29 anni, ha fatto 14 reti che con il moltiplicatore per 2 va appunto a portare l'attaccante napoletano, e napoletano nel senso che è nato a Napoli, a 28 punti, quindi complimenti a lui per il podio. Secondo posto ragazzi, ci sta a sorpresa perché penso che nessuno lo conosca, Erik Sorga. Erik Sorga è un centravanti estone del Flora Tallinn, che comunque è una squadra estone, se non sbaglio la più forte del campionato estone. Lì c'hanno il moltiplicatore per 1, quindi deve aver segnato veramente tanto. A 20 anni ha fatto 29 reti, 29 per 1 fa 29, e quindi secondo posto per Erik Sorga. Passiamo al primo in assoluto. Il primo in assoluto penso lo sappiate tutti, perché non gli va per niente di fermarsi. Questa settimana anche ha fatto 2 reti nello scontro casalingo contro la seconda squadra più forte di Germania, il Borussia Dortmund. Lui è nella prima, il Bayern Monaco, e quindi Bayern Borussia 4-0. Robert Lewandowski, attaccante polacco, 31enne del Bayern Monaco, ne mette a segno 2 e vola a 16 reti stagionali con il moltiplicatore per 2, va a fare 32 punti, e in questo momento è lui ragazzi il primo in assoluto. Finisse oggi, vincerebbe lui la scarpa d'oro. Io ovviamente, se questa serie me la supporta, portate con tantissimi mi piace, anche settimana prossima e via discorrendo, vi porterò gli aggiornamenti, quindi mi raccomando fatelo perché ci tengo veramente veramente tanto. Detto questo, i giocatori che comunque sono destinati a rimanere in questa classifica credo siano Vardy, Werner, Haaland, Immobile e Lewandowski. Però quando poi gli altri campionati top, quindi Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, prenderanno piede e quindi ci saranno più gol, all'attivo il per 2 sotterrerà praticamente tutti gli 1 e mezzo, quindi vedrete poi che verso febbraio-marzo ci saranno praticamente tutte le posizioni occupate da squadre e da giocatori che giocano in compagini che hanno il per 2 nel proprio campionato. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, mi piace, vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, ma come sempre spiegatemi il perché. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buon cielo alla linea come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.